Allora, buonasera prima cosa, perché Buonasera. abbiamo avuto un piccolo problema, perché l'ingegnere Francesco Romano ha avuto un piccolo, non è potuto arrivare in tempo. Però abbiamo la fortuna di avere Gaspare qua, il quale ha iniziato il corso di cucina. Poiché domani è San Valentino e la maggior parte di noi ha chiesto di fare pilone, quindi ne approfittiamo Ne approfittiamo giustamente della sua per il San presenza, Valentino. della sua presenza, e prendiamo dalle tue labbra per un menù che ci consigli. Poi ti facciamo sapere il giorno dopo che è successo. Speriamo niente di niente di pellegrino. Tutti quanti sono sarebbero molto mangiati. Allora iniziamo. Sì, vai. Buonasera, signori. E vorremmo naturalmente presentare un menù per domani, per la festa del San Valentino, praticamente la nostra festa. Va bene, quindi ci amiamo, anzi noi amiamo le nostre partner, come le partner naturalmente possono amare i loro partner. Sono sempre partner, è un gioco di partner, però insomma sempre là amo. Va bene. Allora, vorrei proporre un menù per domani, se qualcuno naturalmente poi potrebbe chiedere il modo come si fa e il modo come si può praticare. Un antipasto, pigliamo a caso un avogado alla polpa di granchio, oppure un avogado alla marinara, quindi con un misto di pesci. Un primo piatto, caserecce alla polpa, cioè, alla polpara. Polpara naturalmente che viene definito con un polipo, quindi brasato e quindi mescolato, amalgamato con le caserecce di casa, caserecce di semola, insomma, naturalmente. Ha un profumo del prosecco italiano, si intende. Un secondo piatto, quindi un carpaccio di scampi giganti, scampi grandi, alla maniera sushi, perché vengono poi preparati crudi, da crudi, e poi allargati e battuti con due foglie di pergamena, quindi si allargano. E poi, quindi, farciti alla moda dello chef, la moda dello chef che potrebbe essere quindi con una mousse oppure con delle verdurine. Delle verdurine sempre precotte, vabbè, e poi fatti ad involtino e poi quindi praticamente cotti. E un dolce, un cheesecake tiramisù, cheesecake però, alla moda, alla nostra maniera.